Dopo i tanti consigli dati su come raggiungere il centro di Londra se fai scalo all'aeroporto di Stansted o a quello di Luton, non potevo non consigliarti come raggiungere il centro città se ti trovi ad arrivare all'aeroporto di Gatwick. La distanza dall'aeroporto di Gatwick al centro di Londra è di 48 km e si trova a sud della città. Ma non temere, hai varie alternative per raggiungere il centro di Londra. Treno, bus, auto e taxi. Dall'aeroporto di Gatwick puoi raggiungere comodamente Victoria Station in treno scegliendo i treni della Gatwick Express, oppure optando per i più economici Southern, per una durata di circa mezz'ora. Il Gatwick Express parte ogni 15 minuti dal terminal sud ed è diretto alla stazione di Victoria Station, per un viaggio della durata di mezz'ora al costo di 17,90 sterline. Se acquisti il biglietto online, il prezzo scende a 15. Se con largo anticipo acquisti online i biglietti, potrai beneficiare di forti sconti sul prezzo. Ti consiglio quindi di tenere sempre sotto controllo il sito ufficiale per maggiori informazioni. I treni della compagnia Southern effettuano giornalmente la tratta Gatwick Victoria Station con 4 soste intermedie: Gatwick Airport, East Croydon, Clapham Junction e London Victoria Station, per un tempo di percorrenza di circa 45 minuti e per un costo per ogni tratta che varia dalle 10 alle 17 sterline. Se acquistati online, i biglietti subiranno forti sconti per via delle tante promozioni di cui potrai usufruire. L'alternativa al treno sono i comodi autobus di differenti compagnie che ti porteranno a Victoria Station. Il National Express ti permetterà di raggiungere la stazione di Victoria in 85 minuti al costo di 6 sterline e 80 a tratta. I biglietti sono acquistabili anche questi online. E poi c'è EasyBus, la compagnia di EasyJet, che effettua ogni 20 minuti per tutto il giorno trasferimenti dall'aeroporto di Gatwick a Earlscourt West Brompton. I tempi di percorrenza sono di circa 65 minuti. Le tariffe per l'acquisto dei biglietti online partono da 2 sterline per una corsa di sola andata. Quindi approfitta degli sconti online e prenota con largo anticipo per viaggiare a prezzi così bassi. Mi raccomando. E poi c'è il tassi. Il trasferimento in tassi per circa un'ora di cammino ti verrà a costare intorno alle 60 sterline. Quindi, a meno che non arrivi in comitiva e non ammortizzi la spesa, te lo sconsiglio vivamente. Ricordati che se vieni a Londra in cerca di lavoro, è importante, specialmente all'inizio, di non sprecare tanti soldi. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se guardi questo video su YouTube. Oppure, se lo stai guardando su Facebook, metti mi piace alla fanpage e ricordati di cliccare sul tasto Mostra per primi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao!